Buonasera a tutti dal vostro capitano Napoli. È terminato il primo tempo tra Napoli e Atalanta e purtroppo per noi tifosi del Napoli, Napoli 0 Atalanta 1. Sportivamente parlando, meritato vantaggio nel primo tempo dell'Atalanta. Il Napoli è stato il primo tempo inesistente, ha giocato malissimo, pochissime palle gol, quasi zero per il Napoli. Non mi ricordo da quanto il Napoli non giocava così male un primo tempo, ma mi viene su un nervoso, una rabbia, scusate. Mi sembra di ricordare la partita dell'anno scorso Napoli-Atalanta, gli stessi modi di tutte le squadre, lo stesso approccio della partita sbagliata del Napoli, lo stesso approccio perfetto alla partita che ha avuto l'Atalanta l'anno scorso, sperando nel secondo tempo di ribaltare il risultato. Io la vedo molto dura, Napoli sperando che Sarri dia la sveglia alla squadra tra il primo e il secondo tempo, perché non si può giocare così tanto male come nel primo tempo, strafalcioni difensivi, malissimi sulle palle inattive. A momenti l'Atalanta non faceva il 2-0, prima con Ilic sul miracolo di Reina e un rimpallo dentro l'area che hanno tirato due volte, che là ho sudato freddo, avevo paura che la segnassero 2-0. Un Napoli, un primo tempo inesistente, sembrerebbe come l'anno scorso che i troppi elogi degli addetti ai lavori si sono troppo montati la testa, e non mi stanno piacendo, stanno giocando tutti molto male. Mertens il primo tempo sembra riconoscente, molto male Insigne, molto male Calejón. Il primo tempo è l'unico che sembrerebbe che si salvi, Goulart. Dico a tutti quelli che non si sono iscritti, iscrivetevi al canale, che mi passi sta madonna, sto incazzamento da morire. Ci vediamo alla fine della partita nella speranza che Napoli ribalti il risultato. Forza Napoli, a dopo, ciao io. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Forza Napoli! Buonasera dal vostro capitano Napoli. Ed andiamo ad analizzare la fine della partita. Finalmente Napoli ha battuto la sua bestia nera ed è finito Napoli-Atalanta 3-1. Il primo tempo l'ho già commentato, il Napoli si sveglia nel secondo tempo subito determinato e al 56esimo arriva uno straordinario gol da fuori da circa 20 metri di Zielinski che la stoppa con la ginocchio, prima che la palla cade giù la tira al volo, la fa palleggiare sul ginocchio, la tira al volo, palla all'incrocio dei pali, un gol bellissimo. Adesso voi se vederete tutto il video lo vedrete, un gol bellissimo di Zielinski. Il Napoli attacca, finalmente si riconosce il Napoli ed esattamente 5 minuti dopo, bella azione di Goulart, palla Insigne da centro aria, una bellissima palla su piatto, non d'argento, di platino, a Mertens, che Mertens a tu per tu in sacca e vantaggio del Napoli. Il Napoli continua a macinare gioco, ti continua, fa ancora un'altra paio di belle occasioni e finalmente all'87esimo arriva il primo gol in Serie A di Rob. Bellissima azione come quella del 2-1, tutta tic-tac in contropiede, è stato bellissimo l'azione del secondo, tutti tic-tac, tutti i passaggi di prima, tic-tac. Stessa azione, il terzo gol, contropiede del Napoli, bellissima azione in percussione di Diawara, la da Mertens, Mertens ubriaca la difesa dell'Atalanta, la passa da destra verso sinistra dentro l'area di rigore, gli dà un cioccolatino buonissimo, straordinario per Rog, che con un tiro potentissimo di prima strafigge il portiere dell'Atalanta, è 3-1 per il Napoli. Grande Napoli, non mi è piaciuto assolutamente il primo tempo, mi è piaciuto tantissimo il secondo tempo, qui che sembra finalmente una squadra matura per quell'obiettivo che io non vorrò nominare,
Mi sono anche, scusate, un po' emozionato al vantaggio del Napoli al terzo gol, perché l'Atalanta era la nostra bestia nera e a tutti ci è venuto in mente le partite di andata e ritorno dell'anno scorso. Diamo i voti. Reina ha fatto una bella parata, gli diamo 6,5. Maggio purtroppo ha fatto qualche errore tra il primo e il secondo tempo, ok, diamo gli 6. Albiol e Koulibaly 7, avevano un cliente difficile, molto difficile, un gran bel giocatore come il Papu Gomez. Gulan, grandissima partita, 7,5, Zielinski 8, anche per il grandissimo gol che ha fatto, Jorginho 6,5, Amsic purtroppo mi tocca dargli 5,5, ha giocato molto male, Calejon 6,5, Mertens 7,5, Insigne 6,5. Cambio decisivo nel secondo tempo è stato Allan per Amsic al 58esimo e Allan ha letteralmente cambiato la partita al centrocampo da Napoli, un bel 7,5 per Allan. Ha giocato molto bene anche quando è entrata al 66esimo di Avarà per Jorginho, anche questa grande partita, la mezz'ora circa che ha giocato di Avarà da 7, un autentico ragazzi, voglio un autentico guerriero di centrocampo. Un altro campo pienamente azzeccato è stato Zielinski, che aveva fatto una grande partita, un grande gol, è uscito, è entrato Rogge. Subito Rogge si era creato per ricordo di una straordinaria percussione fermata all'ultimo da un difensore dell'Atalanta e suggellato con appunto il gol del 3-1 all'87esimo, quindi un bel 7 anche a Rogge. Allora, praticamente sono contentissimo, il Napoli ha battuto finalmente l'Atalanta 3-1, raggiungiamo al primo posto la Juventus, il Milan e l'Inter, e questo è stato un grande Napoli, sono molto contento, ecco ci sarà la sosta del campionato e il campionato riprenderà a Bologna, io molto probabilmente sarò allo stadio, farò la live direttamente dallo stadio dall'area di Bologna. Vi auguro a tutti una buonanotte, iscrivetevi al canale e buonanotte sempre. E forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.